Eccomi qui, sono la storica berlina 1500 da più di 40 anni a servizio del pubblico della RAI. Oggi affronto un breve viaggio nello spazio, ma un lunghissimo viaggio nel tempo per raccontarvi la storia di una città che alla fine dell'Ottocento conobbe un importante processo di industrializzazione, diventando uno dei più grandi poli siderurgici d'Italia. Da Roma mi bastano poco più di 100 chilometri per arrivare a Terni, la città dell'acciaio. Dopo l'elevazione di Roma a capitale d'Italia, il governo capì che il paese aveva bisogno di una fabbrica d'armi e scelse Terni come luogo in cui impiantarla, perché ricca di risorse idriche e distante dai confini di terra e di mare. Una posizione che le avrebbe permesso di non essere tra le prime prede di un eventuale attacco straniero. Così, pochi anni dopo, venne realizzata la fabbrica d'armi e nel 1884 la più grande acciaieria d'Italia, nata con l'obiettivo di produrre corazze della flotta da guerra. In soli 5 anni la popolazione di Terni crebbe di 10.000 abitanti. Nel 1933 l'IRI assume il controllo finanziario dell'azienda e da lì in poi la città fu tutta protesa alla corsa all'industrializzazione. Ma per questa piccola Manchester italiana sarebbe ingeneroso parlare di miracolo, perché lo sviluppo che Terni ha raggiunto è stato il frutto di una lunga fatica che si identifica con la storia avventurosa e spesso tragica dell'acciaio in Italia. L'11 agosto del 1943, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, l'impianto siderurgico di Terni è la fucina delle armi di Mussolini ed è proprio sulla piccola città che gli alleati decidono di effettuare un massiccio attacco. Circa 57 bombardamenti provocano un numero elevatissimo di vittime, quasi tutte civili, e la distruzione di gran parte degli edifici della città. Malgrado l'eroica difesa degli impianti da parte degli operai durante la resistenza, l'industria siderurgica uscì dalla guerra paralizzata e distrutta. Quell'immediato dopoguerra era l'anno zero della siderurgia italiana. Molti non volevano più ricostruire le industrie distrutte, che credevano essere solo una necessità bellica ormai superata. Altri proponevano di rassegnarsi per sempre ad usare solo acciaio di importazione, di rinunciare alla pretesa di creare un'impossibile industria di base nazionale. Fu un momento decisivo. È proprio in questo momento di importanti decisioni che il 5 giugno del 1947 George Marshall, il segretario di Stato statunitense, tiene un discorso ad Harvard proponendo lo European Recovery Program, un piano di aiuti economico-finanziari per l'Europa da parte degli Stati Uniti. Ad ascoltare il discorso di Marshall c'era un giovane italiano che si trovava in America per conto della Finsider, la società finanziaria del gruppo IRI che operava nel settore siderurgico. Quest'uomo intuì immediatamente che era il momento di agire. Vado a Harvard, dove avevo degli amici, e parlo con delle persone, le quali tutti, sia gli americani sia alcuni italiani emigrati in America, mi dissero: guarda che questa è una cosa che va avanti. Non è un bel discorso, punto e basta. Sono convinto che, data l'autorità dei Marshall, data la situazione generale, eccetera, gli americani porteranno avanti questo programma. Ed è importante che voi mettiate il cappello sulla sedia. Allora io ne telefonai subito, ne parlai subito al telefono con l'ingegner Senigallia, che disse: ingegnere, qui abbiamo l'occasione di realizzare il piano che lei vorrebbe. Perché se abbiamo l'aiuto degli americani, eccetera, riusciamo a ricostruire le fabbriche e a ricostruirle in modo più moderno e migliore.
Oscar Sinigaglia, il presidente della Finnsider, capisce subito che grazie agli aiuti economici provenienti dall'America avrebbe potuto iniziare la ricostruzione e il risanamento della siderurgia italiana. Così, nel 1948, nacque il cosiddetto Piano Sinigaglia. Il piano IRI per la siderurgia, il Piano Sinigaglia, riuscì a trasformare completamente la vecchia siderurgia italiana. Quel piano conteneva alcune idee semplici e fondamentali. Concentrazione e sviluppo della produzione, sistemazione degli impianti in riva al mare e presso i porti, lavorazione a ciclo integrale, deciso intervento dello Stato per lo sviluppo della siderurgia. L'idea centrale di Sinigaglia era che le miniere di ferro e di carbone europee erano tutte impoverite, tanto che le stesse Francia, Germania e Inghilterra importavano minerali e carbone dall'estero. E allora lui pensava che uno stabilimento posto in riva del mare non si sarebbe più trovato svantaggiato rispetto alle produzioni delle altre nazioni, e perciò la fase iniziale fu di fare Cornigliano e poi di sviluppare Piombino, Bagnoli e venne poi Taranto. La rinascita del complesso genovese e il contemporaneo rimodernamento di quelli di Napoli, Piombino e della Dalmine hanno permesso all'Italia nel decennio scorso di allinearsi con gli altri grandi paesi produttori d'acciaio, di creare un'industria di base che sembrava impossibile nel nostro paese e che oggi produce a prezzi internazionali, di liberarsi dall'obbligo delle importazioni che avrebbero condizionato tutto il nostro sviluppo economico e politico, di sviluppare enormemente l'industria meccanica che così strettamente dipende dalla disponibilità d'acciaio. Negli anni 50, in tutta Italia, da Genova a Taranto, l'industria siderurgica era nel pieno del suo sviluppo. Solo a Terni le cose non andavano così, perché l'acciaieria fu la più penalizzata dal piano Sinigaglia e nel 1953 vennero licenziati 2000 dipendenti. L'effetto che sulla città ha più immediatamente il piano Sinigaglia sono quelle ondate di licenziamenti di massa che tra il 52 e il 53 sbattono sul lastrico tra i 2000 e i 3000 lavoratori. Inoltre, negli anni 60 viene meno il complesso polisettoriale della Terni. Il settore chimico passa all'ENI e il settore elettrico, perno centrale della società, viene nazionalizzato e diventa di proprietà dell'Enel. Anche l'attività mineraria cessa, mentre quelle elettrochimica e cementiera vengono scorporate. Fu un duro colpo per tutta la città. A risollevare le sorti della Terni nel 1965 viene chiamato come nuovo direttore generale e amministratore delegato Gianlupo Osti, l'uomo che dal 1946 era stato collaboratore di Oscar Sinigaglia alla Finnsider. Io ho accettato perché pensavo che la Terni, che pure era in una situazione difficile anche dal punto di vista proprio industriale, perché il piano Sinigaglia con la costruzione di questi stabilimenti sulla riva del mare, eccetera, la Terni l'aveva, per forza di cose era stata trascurata. Allora c'era il problema di rilanciare la Terni. La produzione Terni era nata più che altro per esigenze quasi militari. Difatti la Terni, le grandi produzioni della Terni erano i grossi fucinati per fare i cannoni e le corazze. Ora, di fare corazzate e cannoni non era più il caso, no? Nel 64, e perciò bisognava trovare una specializzazione che venne individuata negli acciai inossidabili e venne aggiunto a questo anche un'altra produzione particolare e di altissima qualità, ossia dei lamierini elettromagnetici. Acciai inossidabili e lamierini elettromagnetici. Questo era il piano di Osti per la ripresa della Terni. Ma dopo 10 anni di dirigenza ha un problema con l'IRI. Le cose andarono benissimo fino a un certo punto, perché poi c'è stato quello che io chiamo il degrado delle partecipazioni statali. Ossia le partecipazioni statali che prima, per i primi anni, avevano agito secondo dei programmi concordati con lo Stato, questo senz'altro, col governo e con lo Stato, ma con una notevole autonomia di conduzione, eccetera, vennero man mano
messe sotto una condizione sostanzialmente politica. E i politici vedevano in queste industrie non tanto la necessità così di dare una spinta in avanti all'industria italiana, all'economia italiana, ma la possibilità di avere dei voti per le prossime elezioni. Continuavo a dire, è inutile che raccontate tante balle, guardiamo il problema semplicemente. Io sono responsabile se ho l'autorità. Se non mi date l'autorità voi volete fare che io faccia quello che dite voi, i responsabili siete voi. È un principio organizzativo universalmente accettato. E alla fine allora io presentai le dimissioni. Per questi motivi Osti nel 1974 lascia la Terni, ma va sottolineato che fu un dirigente particolarmente illuminato grazie al concetto di industria al quale si ispirava. Sono sempre stato convinto che un'industria è importante non solo da un punto di vista economico. A me la frase che mi aveva molto impressionato era la frase di Schumpeter, no? Il grande economista. Lui dice che la grande industria deve fare non solo produzioni industriali, ma anche produrre civiltà. Una grande industria, ossia vedeva che ha una funzione che va oltre l'oggetto mercantile, deve tener conto della situazione della società. Non si può creare un'industria e preoccuparsi solo di chiudere i conti in attivo. La grande industria nella quale credeva Osti era un luogo creatore di civiltà, ma anche e soprattutto di orgoglio e senso di appartenenza. L'acciaio non era più lo strumento fondamentale della guerra, ma era il metallo indispensabile in un tempo di pace. L'acciaio era un mezzo di trasformazione sociale e di risveglio morale. Sto pensando a certi racconti degli operai dove ti raccontano l'ingresso in fabbrica e te lo raccontano come un incontro con qualcosa di immenso, di enorme, qualcosa che ti schiaccia, qualcosa che ti fa sentire piccolo. E io quando sentendo quei racconti pensavo a certe tematiche del grande romanticismo kantiano, cioè all'idea del sublime, no? Il confrontarti con delle forze naturali che ti dicono quanto sei piccolo tu essere umano. Solo che queste non sono forze naturali. Ti senti minuscolo di fronte a questa enormità. Poi dopo ti rendi conto che questa enormità la mandi avanti tu. Questo tema del sublime, che nel romantico è la bellezza e il terrore, è la colata d'acciaio. La consapevolezza che è la tua capacità, è il tuo lavoro che manda avanti questo paese, questa convinzione, è una convinzione che ha dato nerbo a centinaia di migliaia di vite. In pochi altri rami, come nella siderurgia, l'orgoglio di chi vi lavora è maggiore. La forza e la vastità che quest'industria richiede non escludono che alla fabbrica si resti legati per tutta la vita, che l'unità sindacale sia fortissima e che gli operai abbiano la coscienza di lavorare per un'industria che è la vera motrice della civiltà delle macchine, addirittura la creatrice delle macchine stesse. È con questi sentimenti che Osti porta nella sua grande industria mostre d'arte, crea corsi di formazione per garantire l'istruzione agli operai e poi il teatro, con registi di fama internazionale. Nel periodo di fulgore della Terni polisettoriale, la Terni è il vero potere nella città. Terni ha preso forma dalla fabbrica, appunto le case, i quartieri, addirittura i laboratori di teatro operaio con Brenno Besson che faceva Brecht con gli operai della Terni. Ingombra con quel suo aleggiare basso. A casa mia non arriverà mai una lettera come questa. Io non so per sé, lo sai. Più entusiasmo. Boom! Per far sentire la potenza. Facemmo un gruppo di lavoro che faceva teatro in fabbrica, dove rappresentava magari alcuni aspetti del lavoro, chi faceva il fonditore, chi faceva l'analista. E queste rappresentazioni
attraverso magari Brecht o Besson, noi utilizziamo questi testi per poter esportare all'esterno le nostre esperienze lavorative. 80 persone hanno fatto questo seminario riportando delle esperienze abbastanza interessanti. Inizialmente anche i lavoratori non capivano questa cosa, no? Quindi ci vendevano magari anche un po' in giro, dice: ma che fate teatrino, ma pensate a lavorare, ma che c'entra il teatro adesso con l'aspetto, diciamo, del lavoro, no? Il teatro significava dimenticare un po' quello che era l'aspetto più negativo della fabbrica e far diventare bello quello che era brutto in fabbrica. Ci dava un po' di forza per andare avanti, quindi non solamente le lotte, i scioperi, eccetera, le conquiste contrattuali, ma anche l'aspetto teatrale ci faceva sentire più importanti, più vivi, ecco. Abbiamo programmato lo sciopero, andiamo in direzione. Mausti non si limita a portare il teatro e la cultura in fabbrica. Nel 1970 utilizza dei fondi GESCAL, i contributi statali per la costruzione delle case dei lavoratori, per creare ex novo un quartiere per i suoi dipendenti. Ma con una novità: renderli partecipi nella progettazione, facendo scegliere a loro gli spazi e le strutture abitative in base alle singole esigenze. Quando fui alla Terni, io decisi che era importante trovare una persona che discutesse con gli operai e vedesse quali erano le loro esigenze. Questo coraggioso e innovativo progetto Osti lo affida a due illustri nomi italiani, lo storico dell'arte Cesare De Seta e l'architetto Giancarlo De Carlo, che a loro volta scelgono il sociologo Domenico De Masi per effettuare l'indagine preliminare, che in un primo momento però fu deludente. Dovevo però saperlo che sarebbe stato deludente il risultato, perché chiedendo a dei lavoratori che casa volete, loro praticamente mi descrissero una casa più o meno come la loro, con qualche piastrella in più, con più spazio. Mi resi così conto che non si può chiedere alle persone cosa volete se queste persone non hanno presente tutta la gamma delle possibilità. E allora nacque un'altra idea: di far vedere a questi lavoratori, alle loro famiglie, modi di abitare diversi da quelli ternani. Ne ricavammo 5 modi di abitare completamente diversi. Un villaggio dove si poteva arrivare con la macchina fin quasi in camera da letto, un villaggio dove invece era espulsa tutta la viabilità motorizzata. Su questi 5 modi di abitare diversi facemmo fotografie, rilevazioni con dei plastici, filmati, e con questo creammo a Terni una mostra. Così iniziava la prima fase di quello che diventerà il primo caso italiano di progettazione partecipata. Un colloquio con gli utenti per stabilire come doveva essere per prima cosa il quartiere, poi le strade e i negozi, fino ad arrivare alla composizione delle singole case. Il villaggio ha dato il via ad un nuovo rapporto tra il progettista e l'utente. E si è verificata la fruibilità di strumenti sociologici per recepire e tradurre in progetto le esigenze e i bisogni dei lavoratori, futuri utenti del villaggio. Come avvenivano questi incontri? Duravano 3 ore l'uno. Io avevo davanti a me 75 persone. Questi 75 erano bambini, erano ragazzi, erano giovani, erano vecchi ed erano i lavoratori della Terni. Erano i lavoratori con le loro famiglie. Io impostavo il problema, cominciavo a discutere con loro e c'era una lavagna luminosa e Giancarlo De Carlo, man mano che ascoltava, disegnava. E quando si diceva vorrei una casa di questo tipo, lui la disegnava, diceva è così oppure è così. Si discuteva quindi facendo nascere il progetto man mano. Andammo avanti così per quasi 2 mesi, 3 ore la mattina, 3 ore il pomeriggio. Alla fine il progetto era in qualche modo nato. Le scelte dei dipendenti emerse dai colloqui di De Masi si concentravano su alcuni punti fondamentali. Prima di tutto, le strade pedonali dovevano essere separate da quelle veicolari. Poi, sui terrazzi di ogni abitazione ci doveva essere un orto.
Così De Carlo creò dei veri e propri giardini pensili, aumentando l'altezza dei balconi per metterne la terra all'interno. Un'altra richiesta era di avere molti spazi pubblici per la socialità. Queste case di abitazione erano in alcuni casi fatte a schiere, in altri casi fatte a blocchi. Però da ogni schiera o da ogni blocco c'era un ponte, diciamo, che univa un blocco all'altro blocco, in modo che era possibile girare tutto il villaggio sia attraverso le strade pedonali, che sono dei veri e propri giardini, sia invece all'interno, al coperto, tramite questi serpentoni che univano un blocco all'altro. Quando un ponte incrociava un blocco di case, quello spazio diventava uno spazio pubblico, dove ci sarebbe stato il giornalaio, dove ci sarebbe stato il negozio. Al piano di sotto ci sarebbe stato uno spazio per le riunioni condominiali, per le riunioni dei giovani, e al piano superiore ci sarebbe stato uno spazio per la biblioteca. Un'altra caratteristica del villaggio era la netta separazione della zona giorno dalla zona notte. Tutte le zone giorno sono comunque rivolte verso i viali pedonali, mentre le zone notte erano rivolte praticamente verso la strada. Questa distinzione delle zone giorno e della zona notte nasceva per un discorso proprio della vita stessa degli abitanti. Un operaio che fa il turnista spesso è costretto a dormire in casa di giorno, e di giorno ci possono essere i bambini che fanno chiasso, ci possono essere i bambini della casa a fianco che fanno chiasso. Allora, per i turnisti, per risolvere questo problema che fu avanzato dagli operai nel corso dei colloqui, le case dei turnisti erano su due piani e le camere da letto erano tutte in alto, in modo che la camera da letto di un appartamento confinasse con la camera da letto dell'appartamento a fianco, e chi dormiva aveva il silenzio, mentre i bambini, se dovevano far chiasso, lo facevano al piano di sotto o negli spazi pubblici. Il gruppo De Masi, De Carlo, De Seta voleva dimostrare al mondo che non bastava avere le qualità tecniche di un architetto o di un urbanista per ottenere un quartiere all'avanguardia, ma che la tecnica andava messa a disposizione di obiettivi dettati dagli utenti, e non solo. Che cosa si voleva dimostrare? Anzitutto che con i soldi della Gescal, invece di fare delle topaie, senza spendere una lira in più, controllando bene le cose, facendole progettare bene, si poteva fare dei capolavori. La seconda cosa è dimostrare che il lavoratore e l'operaio, operaio e impiegato, sono al centro dell'attenzione dell'azienda. Poi volevamo dimostrare che vivere nel bello è molto meglio che vivere nel brutto. Poi volevamo dimostrare che si può creare vita pubblica e vita privata in grande armonia, purché ci sia una educazione progressiva a tutto questo. Poi volevamo dimostrare che le aziende hanno una necessità e un dovere di essere socialmente impegnate, e così via. Con questi presupposti iniziava la costruzione del villaggio Matteotti, ma con essa iniziavano anche i problemi. Il fatto era che il nuovo quartiere Matteotti doveva nascere al posto del vecchio villaggio Italo Balbo, un fatiscente quartiere operaio di proprietà delle acciaierie nato negli anni 30. Ma i 200 abitanti del vecchio villaggio si opposero perché puntavano alla proprietà dei terreni che nel frattempo si erano molto valorizzati. Riuscirono anche a coinvolgere due forze che li appoggiarono nelle loro rivendicazioni. Da una parte Lotta Continua, che parlò di manipolazione degli operai, e dall'altra la Chiesa. La lamentela di Lotta Continua diventò lamentela a sua volta a cascata o in salita del Vescovo di Terni. Il Vescovo di Terni fece un'omelia proprio dall'altare, dicendo che stavamo espropriando dei legittimi proprietari, citando delle frasi della Rerum Novarum, in cui si diceva che la proprietà privata è un fatto sacro. E insomma, cominciarono anche da Roma, sull'Little Cedar, sull'IRI, una serie di critiche e una serie di stop che praticamente interruppero l'operazione.
Nel 1975 i lavori si fermarono. Del progetto iniziale del villaggio ne venne realizzato solo un quinto e poche furono le famiglie che ottennero le case, solo 250 delle 800 di partenza. Ora che cos'è il villaggio Matteotti? È come se in un corpo umano ci fosse un braccio e una gamba, diciamo così. Cioè c'è un pezzettino, un lacerto di questo progetto per un insieme di non più di 400 persone, laddove dovevano essere 3.500, si riesce a capire un barlume di che cosa sarebbe stato, ma manca tutta l'ultima fase. L'ultima fase che cos'era? Che grazie alla presenza di assistenti sociali, di sociologi, di psicologi, di urbanisti, si sarebbe dovuto educare, tra virgolette, queste 3.500 persone a una vita armonica, collettiva, in un quartiere fatto di verde e fatto di interazioni amicali, di rapporti dialettici, di insieme di pubblico e di privato, praticamente creando un modello assoluto nel mondo. Del villaggio, comunque, quello che si vede oggi è un bel campione rappresentativo di quello che sarebbe stato. La soddisfazione di vedere che continuamente da tutte le parti del mondo vanno architetti, vanno studenti, vanno sociologi, vanno politici a vedere come è stato costruito questo campione rappresentativo di un villaggio un po' utopistico che avremmo voluto realizzare. Negli anni Ottanta gli impianti strategici della Terni passano all'ILVA, che raggruppa tutte le aziende della siderurgia pubblica, finché nel 1994, in vista della privatizzazione del settore su un progetto dell'IRI, avviene il passaggio delle acciaierie di Terni alla multinazionale tedesca Thyssen, che dopo l'uscita dei soci italiani entra in possesso dell'intero pacchetto azionario. Molti operai, anche molto critici e militanti, dicono che ThyssenKrupp ha molto razionalizzato e reso più funzionale lo stabilimento, ma la grande differenza è che la ThyssenKrupp non ha nessun impegno verso la città, non ha nessun impegno verso il territorio, cioè, loro stanno lì finché gli fa comodo. Nel 2004-2005 arriva un'altra ondata di licenziamenti a causa della chiusura del magnetico. Quando la Thyssen ha annunciato la chiusura degli acciai speciali, ma è stato sentito come un tradimento, come noi ci siamo fidati di voi e voi ci fate questo. Ricordo un picchetto durante lo sciopero del 2004, e avevo intervistato gli operai di questo picchetto e poi alla fine gli faccio una fotografia e uno di loro ha un pezzo di acciaio in mano e mi dice: l'hai preso bene questo pezzo di acciaio? Perché è quello che resta di tutte le nostre vite. Ma questo lavoro lo fanno delle persone e che ci mettono l'anima, il cuore, i sentimenti, l'identità. Questa è una cosa che quell'1% che governa il mondo oggi non la riesce neanche a pensare. Questa è la bellezza di questa storia, la meraviglia di questa città e anche il dolore che c'è dentro. Negli ultimi 15 anni la città di Terni ha risposto alla crisi del polo siderurgico con un ampio e diffuso piano di investimenti in ambito culturale, con un progressivo processo di riconversione di aree industriali dismesse in moderni auditorium, centri museali e teatri di posa per Cinecittà. Sta sviluppando centri di ricerca universitari sulle nanotecnologie e sulle cellule staminali. Oggi Terni guarda al futuro puntando sul turismo, grazie alle bellezze naturalistiche che la circondano, come le cascate delle Marmore e il lago di Piediluco. Sarà l'acqua, ancora una volta, a dare energia alla città?